Buongiorno, sono le 8:30 e io sto andando a ripetizioni di matematica. Mancano 8 giorni all'esame, non sono psicologicamente pronta. È brutto da dire, ma veramente. Non lo dico che è meglio, non lo dico. Niente, ragazzi, ora vi faccio vedere il mio outfit e poi vado. Eccomi qui in questa magliettina. Mi piace che questi pantaloncini di jeans e scarpe non ancora le devo cambiare. Mi piace questo outfit? Stamattina sto un po' esaurita, perdonatemi. Oggi li porterò con me perché dicevo, stamattina ripetizioni, quindi niente, poi però invece il pomeriggio. Come avete già letto dal titolo, vi porterò finalmente in piscina con me. Sì, finalmente, perché non mi ci ho mai portato. Vi riprenderò un po' di così. Va bene, vado, ci vediamo. Allora, vicino. Lezione finita, mamma mia, è stata come notte, ragazzi, un'ansia, mal di pancia, non potete immaginare, veramente, giuro, studiate durante l'anno, ragazzi, veramente, datemi retta, datemi veramente retta, sono arrivata. Allora, ottimo, mi ammazzo. Mi sto vestendo, cioè mi sto mettendo il costume per andare in piscina. No, ragazzi, estate non mi metto quello intero perché, cioè, capite che fa caldo. Non saprò mai. E poi anche perché non mi metto quello intero perché mi fa l'abbronzatura. No, non si vede più, però mi ha fatto l'abbronzatura. Allora, per evitare. Nel frattempo sto anche finendo di mangiare perché comunque è l'una e all'una e quarta dobbiamo entrare, cioè immaginate voi. Ok, e te ne vai via. Ok, ora mi messo di sotto e comunque ci vediamo credo in piscina perché farò qualche clip, tutto dipende da come usciranno. Oh, volevo dirvi questa cosa. Oggi ho preparato Greta la borsa perché appunto io ho cucinato. Ah, poi no, non ve l'ho detto, però si è cucinato in realtà. Non è che mi si casca il telefono. Dopo qui sono andata. E ha preparato la borsa in modo proprio un macello, perché in teoria la borsa si prepara mettendo in fondo le cose che usi per alla fine, come ad esempio il fono. Invece l'ha messo per prima. Ok, una cosa che non preparerà mai più la valigia, ovviamente. Ora vi metto, ragazze, delle clip che ho fatto un po' di tempo fa quando andavo in palestra, sempre qui prima della piscina. Oggi non c'è nessuno, neanche un cane. Bene, e in modo tale, cioè, così vi faccio vedere, anzi, anche che cosa facevo in palestra con le panche. Me le metto appena adesso e Madonna, adesso c'è l'ozio. E ci vediamo in spogliatoio. Nella piscina non c'è nessuno perché c'è il vento e è freddo. No, ma perché la gente ha ripreso a lavorare? Perché le persone, ormai siamo il 20, 21, 21, 21 di agosto e le persone hanno ripreso a lavorare ovviamente. No, ma vi faccio vedere, è tutto vuoto. Questo è lo spogliatoio della mia piscina. E Giorgio! A fare la doccia. Questo costume lo adoro troppo, mi piace un casino. Bello.
Cuccino mio, è così. Oddio, mi sembra la cuffia. Estivo. Cioè, i capelli sono inguardabili. Oggi era un po' freddino. Ciao. Perché tira il vento. Non ci pensavo. Però si fa. Doccia. Volete vedere mentre faccio la doccia? Aspettate. Voi dovete contare comunque che eravate messi qui dentro. Immaginate. Dai. Ok. Ora si procede un po'. Ok, sto tamponando, per sposto la oscenità. Sto tamponando i orrendissimi capelli da bagnati e adesso mi vado ad asciugare. Ok. Pronta! Non so perché mi piscino, i capelli mi vengono benissimo. E sei contenta? Sì. Figura! Guarda quanta gente, ci stava! Rispondi. A te. Spesa time? Sì. Ragazzi, vi parlo un attimo da questo fondo solare, non mi faccio vedere perché sono in condizioni pessime, non sto dicendo per finta, ma si per davvero. Perché è inutile nasconderlo e negare che va tutto bene, ma in realtà appunto non è così. Appena ho avuto una crisi di pianto tremenda causata da questo esame di riparazione, di recupero, non so come volete chiamarlo. E niente, ho paura, tantissima paura, non potete neanche immaginare come. E magari mi dico, siccome oggi sto facendo tantissimo, ho detto basta, non mi interessa più niente, se mi vogliono bocciare, che mi bocciassero pure. Poi da un secondo dico, ma come, cioè, ma che cavolo dice Andrea, non ti posso non bocciare, non puoi essere bocciata perché comunque non voglio. E qui che proprio mi sono messa a piangere come una pazza disperata. Vabbè, perdonatemi, sto sfogo, io ora vado a continuare il mio studio. Allora, l'ultima volta che ci siamo sentite, sono un po' sì, mi sono ripresa e niente, abbiamo fatto cena. E ora andiamo al concerto, concerto se così si può chiamare, di Bianca Atzei. Probabilmente qualche canzone l'ho sentita, ma in realtà in questo momento non mi ricordo neanche una canzone che lei ha fatto. Quindi boh, quando saremo lì, magari se c'è qualche canzone famosa, poi la riprenderò. E vi faccio vedere l'outfit e poi ci vediamo al concerto. Pizza, con le scarpe queste qui. E questa maglia che mi piace tantissimissimissimissimissimo. Certo, non è di quelli a pagamento che diventano in teatro, no. È quello nelle sagre. Quindi un po' più... Il concerto è finito, noi siamo tornati a casa di Luna, immaginate voi, sono cotta proprio.
un sonno assurdo, tremendo, quindi direi che è il caso che me ne vado a dormire. Mia sorella non c'è perché è stata a dormire da nonna, ha 2 giorni di pace, relax, non ci posso credere. Niente, io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo vlog e grazie per essere seguiti, venuti con me in piscina. Dopo 3 mesi ce l'ho fatta a portarvi. Ci vado lunedì, il mercoledì, il venerdì all'1:15, tutta la settimana. Forse la prossima è l'ultima, poi sto poi in vacanza l'istruttore e rinuncio il 18. In teoria potrebbero anche cambiare i piani, tutto da vedere. Niente, spero il vlog vi sia piaciuto anche a voi, un bacione grandissimo e alla prossima.